Un Pescara diverso, più convincente e forte di una identità che sembra finalmente arrivata. Lo scontro diretto con le Cesena ne ha dato piena conferma. Contro quella che da inizio anno è la terza forza del campionato, il Pescara ha sciorinato una delle migliori prove stagionali, forse la migliore in assoluto, nella quale ha concesso il minimo indispensabile, ha creato tanto ed ha avuto l'unico torto di non chiudere anzitempo la partita. Che sia un Pescara con più certezze lo ha affermato chiaramente anche il match winner, Mirko Drudi. Ma sì, con il cambio di modulo abbiamo trovato finalmente il nostro equilibrio, dove riusciamo a esprimerci al meglio un po' tutti. Ecco. Penso che la squadra stia facendo molto bene, nelle ultime partite stia anche giocando secondo me un buon calcio. E, niente, bisogna continuare così e cercare di migliorarsi sempre. C'è stato un momento, a cavallo della partita con la Reggiana, in cui è sembrato di rivivere il film del girone di andata. Pescara impreparato e inefficace con una big, Auteri sollecitato da presidente e DS a dei cambiamenti. Ma se queste dinamiche non hanno pagato, anzi peggiorato la situazione lo scorso novembre, questa volta è stato diverso, perché i tre centrocampisti sono stati una svolta che si è riversata anche sui numeri. Se nelle prime 13 giornate di andata il Pescara aveva collezionato 20 punti, adesso, nel medesimo intervallo, sono già 25. Un dato importante. Sarebbe però un errore pensare che i problemi siano tutti alle spalle. Appena 3 giorni prima il Pescara aveva giocato una brutta partita a Olbia, ribaltata solo nel finale, anche con un pizzico di buona sorte che è mancato in altre circostanze. Questo per dire che le distrazioni sono vietate e il Pescara ha chance di terzo posto solo se fa certe prestazioni con continuità. Anche perché il Delfino deve lasciarsi alle spalle Cesena ed Entella, perché con entrambe le squadre ha lo scontro diretto in parità, ma una differenziale di peggiore: Entella più 21, Cesena più 19, Pescara più 13. Senza dimenticare la spada di Damocle di un possibile deferimento che potrebbe avere un riflesso anche sulla classifica. Ora per il Pescara è tempo di derby contro un Teramo rinfrancato dal colpaccio salvezza di Fermo e che nei pochi precedenti si è dimostrato avversario scomodo, basti ricordare l'1-1 dell'andata o la vittoria di Coppa del Diavolo dello scorso novembre. Drudi ha le idee chiare su come perseguire gli obiettivi di classifica. Sì, dobbiamo continuare a vincere perché mancano sempre meno partite e dobbiamo cercare di arrivare almeno al terzo posto. Poi è un derby, è una partita sentita e dobbiamo anche riscattarci un po' dalle prestazioni che abbiamo fatto all'andata in Coppa. Squadra al lavoro per preparare il derby di sabato. Auteri potrebbe rilanciare dal primo minuto Rauti al posto di un Dursi ancora deludente. In difesa torna a disposizione Veroli, che si gioca il posto con Frascatore. Per il resto non ci saranno stravolgimenti. Auteri spera anche di recuperare Diambò, così da avere un'arma in più per avvicendare uno dei centrocampisti in corso d'opera.